Si apre il libro, si sfogliano quelle pagine e immediatamente i pensieri dei tifosi rossazzurri paternesi, magari con qualche anno in più, vengono riempiti di piacevoli ricordi anche personali e legati persino ai propri cari. E il potere dello sport, del calcio in particolare, aiutato da un mezzo potente come un libro. Un sogno chiamato Serie C che Vincenzo Nicito ha costruito storia dopo storia, foto dopo foto, statistica su statistica, ripercorrendo l'epopea del Paternò Calcio e in un certo senso della città di Paternò, esaltatasi a inizio anni 2000 con la conquista dell'allora Serie C2 prima e della C1 dopo. Oltre 400 pagine di passione e memoria che ieri sera sono state presentate ai tifosi e alla città. Ho cercato di fare un libro enciclopedico dove praticamente c'è tutta la storia del Paternò, raccontata, romanzata anche in alcuni versi e anche con degli aspetti sociali e con degli aneddoti. Il tifoso paternese, ma anche lo storico, anche l'appassionato di calcio, nel libro trova tutto quello che riguarda il Paternò Calcio. Questo spirito di cui parlavi, secondo te, è stato ricalcato nella scorsa stagione e ricalcato in questa che sta per partire? Ma io credo che Ivan Mazzamuto stia facendo tanto, è da diversi anni che è al timone della società e si è sempre speso nonostante le mille difficoltà. Oggi comunque il tessuto economico sociale non è florido e quest'anno si spera di fare una Serie D buona e di assestarci nel campionato, nonostante sappiamo che sarà un campionato difficilissimo, una sorta di C2 mascherata, ma l'importante era esserci e noi anche quest'anno ci siamo. Diversi protagonisti di quello storico momento presenti ieri, dall'allora presidente Marcello Lobue al capitano di quel Paternò Peppe Pagana fino al bomber Ciccio Pannitteri. Ho avuto per 3 anni un gruppo di giocatori che erano di altre categorie rispetto alle categorie che facevamo, quindi non dico che è venuto facile, però ci abbiamo sempre creduto dall'inizio. Il giorno che ricordo più bello è stata la promozione dalla Serie D alla C2. Quella frate è stata subito dopo un'altra promozione, se per il capitano lui, lui sapeva che poteva chiedermi quasi tutto. Quindi. Sono stati anni meravigliosi, sia in campo che fuori, perché si è creata un'atmosfera particolare con la città, i tifosi venivano al campo, ogni vittoria facevano una torta. Ma guarda, l'aneddoto che mi viene da raccontare è stata la semifinale con il Giuliano, che noi l'andata l'abbiamo persa 2-0 a Giuliano. Durante il viaggio di ritorno il mister era distrutto e lui alloggiava allora all'hotel Biancaneve a Nicolosi. Io quella sera non tornai neanche a casa e siamo stati tutta la notte a parlare col mister. Poi allora c'era Rocco Napoli che aveva avuto una microfrattura alla caviglia e io gli dissi: mister, portalo in banchina, anche gli ultimi 10 minuti ci può servire. E quella partita Rocco Napoli a 10 minuti alla fine ha fatto il gol del 2-2. Del 2-2 nel senso che noi abbiamo vinto 2-0 e ci ha permesso il passaggio del turno, perché noi in classifica siamo arrivati prima del Giuliano. Poi per me un'emozione particolare, essendo di Paternò, quindi partecipare a questo sogno chiamato, diciamo, Serie C, per me è stato motivo di orgoglio e poi essere anche protagonista, perché ricordo che quell'anno in 27 partite ho fatto 28 gol, quindi di quei 28 gol ne ricordi uno con particolare piacere, con la sensazione magari ce l'hai ancora addosso se ci ripensi? Sì, è quello che mi ricordano tutti a Paternò, essendo qua e vivo a Paternò, quello che più tutti i tifosi, tutti gli amici, insomma, che mi incontrano per strada e si ricordano e mi ricordano sempre il gol che al 93esimo, 94esimo a Milazzo sullo 0-0, un gol dell'1-0, insomma eravamo quasi alla fine del campionato, quindi era una partita importantissima. Lui era il fotografo, diciamo, che ha raccontato con la macchina fotografica e io l'ho raccontato con la mia Olivetti 24. La foto che secondo lei rappresenta tutta questo sogno chiamato Serie C? Questo sogno, ricordo, una foto sola. Il gol di Italiano che ha fatto promuovere il Paternò in Serie C2 contro la Vibonese. Paternò-Vibonese 1-0 con gol di Italiano, è stato bellissimo, una commozione enorme.
e quindi io non dico che mi sono messo a piangere perché a questo momento lo aspettavo da 40 anni, da 30 anni. Alla serata hanno presenziato anche l'onorevole Francesco Ciancitto e la rosa e la dirigenza del Paternò attuale, capitanata dal presidente Ivan Mazzamuto. Ma devo dire che aspettavamo da tanto la pubblicazione di questo libro da parte di Vincenzo, perché ha fatto davvero un lavoro straordinario, più che un libro sembra un'enciclopedia. Del resto ogni anno gli chiedevo: Vincenzo, quest'anno lo pubblichiamo? E lui dice: no, ancora no, non sono pronto. Finalmente è arrivato questo giorno, è arrivato questo momento e siamo davvero felici, perché devo dire che la famiglia Nicito vive in simbiosi con il Paternò e poi soprattutto Turia Nicito e la memoria storica del Paternò, grazie a lui e alle sue fotografie, ha permesso alle generazioni successive anche di conoscere le gesta del Paternò degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80 e a seguire.